episodio della trasfigurazione di Gesù davanti ai tre prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni, viene narrata da Matteo, Marco e Luca, ma non si trova nel Vangelo di Giovanni. Già questo fa capire la differenza tra i tre sinottici e il quarto Vangelo. Nei sinottici troviamo solo alcuni momenti in cui Gesù sembra uscire dalla sua realtà puramente storica. Pensate al battesimo e pensate appunto alla trasfigurazione. Due episodi tra l'altro accomunati da identiche parole pronunciate dal Padre Celeste. Mentre il quarto Vangelo è ricco di questi momenti di gloria divina, o ancor meglio, possiamo dire che tutto il Vangelo di Giovanni è una manifestazione in Gesù della gloria di Dio. Chiariamo meglio, tutti e quattro i Vangeli sono stati messi per iscritto parecchi anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo, ovvero dopo la predicazione orale di Gesù e dopo la predicazione orale degli Apostoli. Un aspetto questo fondamentale, perché fa capire che non basta limitarci agli scritti, dimenticando la parte orale della predicazione di Cristo degli Apostoli. Se vogliamo cogliere in profondità e nella sua originalità il messaggio radicale di Cristo, bisognerebbe risalire alla fonte, che è appunto la predicazione orale di Gesù. Ma com'è possibile se Gesù stesso non ci ha lasciato nulla di scritto e se nessuno al momento ha pensato di stenografare ciò che diceva Gesù? Sarebbe interessante a questo punto aprire una lunga parentesi, ma che non farò per ragione di tempo, sulla importanza di conoscere l'insegnamento trasmesso a voce dei grandi maestri in genere. Leggere i loro scritti, se qualcuno di loro ha scritto qualcosa, o ancor peggio, leggere ciò che gli altri, discepoli o discepoli dei discepoli, hanno scritto di loro, non basta. C'è qualcosa di importante che può sfuggirci, talora queste verità sono le più importanti. Lo scritto non riesce a comunicare tutto il messaggio di un maestro, anzi talora lo fraintende o perlomeno può nasconderlo nelle sue verità fondamentali. E questo vale anche per la Bibbia scritta. Per quanto riguarda l'Antico Testamento, pensate alla predicazione dei profeti. La cosa già paradossale è che i profeti vengono classificati come maggiore e minore in base ai loro scritti. Ma come si può dire che ad esempio Isaia sia stato più grande di Elia, il quale tra l'altro non ha scritto nemmeno una riga? E anche parlando di Isaia o di Geremia o di Ezechiele, chi ci dice che i loro scritti riportino le parole migliori che hanno detto? Non dimentichiamo che ci sono pervenuti tramite diverse mani e lungo periodo di tempo. Tra l'altro, un conto è leggere lo scritto e un conto è sentire dal voce la loro predicazione, dal vivo. E così si dica della predicazione di Gesù. Giovanni stesso scrive al termine del suo Vangelo: Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E allora ecco la domanda. Ad esempio, Gesù, che cosa ha detto in realtà di fondamentale che i Vangeli scritti magari fanno solo intuire, ma che non ci rivelano del tutto? Formuliamo la domanda in un'altra maniera. Se i Vangeli, come ha detto Giovanni, non riportano tutto il messaggio orale di Cristo, non è che anche per l'intermediazione della Chiesa che stava nascendo sia sfuggito o sia stato taciuto qualcosa di estremamente importante? Ma c'è di più.
Non è che Gesù abbia voluto trasmettere il suo messaggio attraverso un'altra via, oltre a una fredda stesura di ciò che egli aveva detto e aveva fatto, e questa è la cosa importante. Ed ecco allora un'altra domanda: perché Gesù verso la fine del suo ministero pubblico dice ai suoi discepoli: è bene per voi che io me ne vada fisicamente, perché se non me ne vado non verrà voi il Paraclito, se invece me ne vado lo manderò voi. E ancora Gesù dice: molte cose ho ancora da dirvi. Questo è interessante. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. E vuol dire che il Vangelo non contiene tutta la verità. Sarà lo Spirito Santo poi a completare. Che significano le parole: per il momento non siete in grado di portarne il peso? Eppure quei discepoli avevano davanti lo stesso Logos. Logos vuol dire parola incarnata, parola che usa San Giovanni. No, non è stato sufficiente. Occorrerà lo Spirito a guidare gli esseri umani verso tutta la verità, lo Spirito. E allora, perché Gesù si è incarnato? Ed ecco un'altra domanda, no? Si è incarnato, sembra dire lo stesso Gesù, per inviarci lo Spirito Santo. Sarà lo Spirito a toglierci il velo che copre il nostro essere interiore. Altro che trasfigurazione come momento magico. Lo scritto di per sé stacca il maestro dai suoi lettori, e questo è più che naturale, dal momento che i maestri prima o poi muoiono e i discepoli sono costretti a ricordarne gli insegnamenti fissandoli sulla carta, e col tempo gli scritti diventano meno comprensibili. Pensate, tutti gli scritti che sono stati scritti a commento dei Vangeli, no? Ma un milione, 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 vabbè, di parole. Sia per il linguaggio usato, e perché è stato scritto, no? Perché il fatto ci è pervenuto in greco, ma Gesù parlava l'aramaico. E sia per il contesto, che radicalmente cambia con il tempo. Il lettore è davanti a un testo come se fosse solo. Io quando leggo un libro sono solo davanti al mio testo, no? Sono solo. E sullo sfondo l'autore, sempre più distaccato, perché è lontano. Non c'è più, magari è vissuto chissà 4.000 anni fa. Il maestro parla, dialoga, è vivo quando lo sento, no? Mentre le parole fissate sulla carta diventano fredde. Manca quella dialettica che esiste tra il maestro e il discepolo, perché il maestro parla, il discepolo può interromperlo, il maestro chiarisce. Ma questa cosa non succede quando io leggo il libro. Non c'è più l'autore, non esiste. Ma c'è di più per la Bibbia. La Bibbia, prima nelle mani dei rabbini, e sappiamo quanto le loro interpretazioni fossero diventate tanto insopportabili da attirare le ire di Cristo, e poi nelle mani di una gerarchia ecclesiastica che talora spesso l'ha usata in funzione della propria struttura. In poche parole, la Chiesa ha interpretato il Vangelo a modo suo. Ed ecco che entra in scena lo Spirito. Ed è qui che la cosa importante: entra in scena lo Spirito Santo, che scrive non sulla carta, ma nei cuori o nelle anime. Ed è qui, nella interiorità del proprio essere, che il Logos, no? Logos, Gesù Cristo, si fa generazione perenne. Difficile spiegare certe volte in poco tempo, i mistici dicevano, ecco, che noi diventiamo figli nel figlio continuamente, perché è una continua generazione. Ovvero non solo parla con la voce dello Spirito, ma addirittura si trasforma nel mistero divino, diventiamo Dio stesso. E allora non ci basta più leggere i Vangeli o la Bibbia in genere, non ci basta più. Dentro di noi avviene quel dialogo, anche dialettico, tra la parola viva del Figlio di Dio e il nostro intelletto più puro, ed è il vero dialogo questo. Non per nulla si dice che lo Spirito è il nostro maestro interiore.